Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 14 luglio, venerdì, e vediamo subito quali sono i temi fondamentali. Ovviamente il CSM e tutti i casini del CSM continuano a essere prediletti dai giornali. Fantastico il titolo del Mattino oggi di Napoli. Cosa dice? CSM alto là di Mattarella. Ma che vuol dire alto là di Mattarella? È la solita questione. Oppure oggi il Corriere della Sera, Breda, che è l'uomo che non scrive mai una virgola senza averla concordata con l'ufficio stampa del Quirinale, ci spiega che il fango sul Quirinale continua e che loro stanno operando e che non hanno mai parlato con nessuno, eccetera. Però c'è un piccolo dettaglio: ieri sui giornali avevo letto che il consigliere giuridico del Quirinale si era adoperato in una qualche maniera per far sapere a qualcuno che era spiato con un Trojan Palamara. Oggi sui giornali tutta questa roba qua è scomparsa. Devo dire che l'ufficio stampa dei Corazzieri ha funzionato molto bene, evidentemente, oppure quella di ieri è una balla sacrosanta che dovrebbe essere perseguita come fake news, come balla, querelo qualcuno che dice che io svelo un segreto d'ufficio e questo non è vero. È evidente, l'unica cosa che ha fatto il Quirinale è una cosa che doveva fare per legge sostanzialmente, perché si sono dimessi due togati dal CSM e deve indire nuove elezioni per fare il CSM, per sostituire questi due parlamentari, questi due consiglieri del CSM, se no rimarrebbe a secco di suoi rappresentanti. Forza Italia chiede l'azzeramento completo del CSM, non so quanto servirebbe, perché si rieleggerebbe un medesimo CSM sempre con le stesse logiche con cui si è eletto questo. Tra l'altro, la follia di Forza Italia in questa ricerca di cambiare completamente il CSM è che l'attuale CSM alla fine, indipendentemente di tutto, è fatto da moderati. La cosa evidente che succederebbe è che diventerebbe un CSM, quello prossimo, totalmente di giustizialisti davighiani, geniali come sempre quelli di Forza Italia quando si parla di magistratura e magistrati. L'altra questione fondamentale riguarda il ruolo di Lotti, sottosegretario di Renzi, e oggi lo ricorda Rizzo, un'amicizia ingombrante per Renzi sulla Repubblica, e Zanda, il parlamentare del PD, dice beh, insomma, dovrebbe uscire dal PD addirittura, ma Crippa gli risponde sul Foglio, ma scusatemi, che cosa avrebbe esattamente fatto questo Lotti? Avrebbe visto Palamara? Ma fino a prova contraria Palamara era un magistrato e non è del tutto, tra l'altro non faceva neanche parte del CSM in quel periodo in cui l'ha incontrato, ha visto anche persone del CSM. Non è una roba così vietata per un politico incontrare un magistrato. Certo, poi dice delle frasi come quelle di oggi, che bisognava mandare un messaggio al vicepresidente del CSM, questo Ermini, del suo stesso partito. Esce una bella idea della politica e della magistratura? No, esce Roma. E chi fa finta che questa cosa non sia mai venuta è un ipocrita, un sepolcro imbiancato, chiunque esso sia. Detto questo, sempre la magistratura di sinistra è stata influenzata dalle centrali del partito di sinistra. Oggi ci svegliamo e facciamo finta che siano i renziani di Lotti. Può darsi, ma fino a ieri questo non avveniva con la sinistra e con i comunisti e con i presidenti delle commissioni giustizia che erano sempre ex magistrati, e le porte girevoli tra magistrati e politici non vi scandalizzano, e il fatto che il vicepresidente del CSM sia stato un parlamentare del PD non vi scandalizza? No, oggi ci scandalizziamo tutti quanti, evidentemente. Crippa ha i suoi ragioni. Sul fatto che ci sia un passo indietro di Repubblica e dei giornali quando è stato coinvolto il Quirinale lo mette in evidenza chiaramente Belpietro oggi. Il governo, la cosa più divertente è il pezzo di Verderami in cui dice che i ministri leghisti vorrebbero tornare a votare, e Salvini se ne lamenta, dice siamo l'unico governo al mondo in cui i ministri vogliono tornare a votare, cioè gli unici tacchini che vogliono avvicinare il giorno del ringraziamento. E molto divertente il titolo di Feltri che dice 5 sberle e 5 stelle, sberle che le avrebbero mollato i leghisti, non c'è più l'acqua pubblica tra le priorità, Radio Radicale viene aiutata, le domeniche chiuse per i negozi non si faranno più, si cercheranno di fare le grandi opere e sono meno duri sulla giustizia. 5 elementi che piacciono più ai leghisti che ai talebani del Movimento 5 Stelle. Appalti liberi per tutti, titola Repubblica, perché è passato ieri lo sblocca cantieri. Poi vai a leggere i pezzi di Repubblica che giustamente prendono per i fondelli come questo sblocca cantieri, così come duramente Farina oggi scrive sulla Verità, cioè che più che sbloccare i cantieri bisognerebbe sbloccare la testa di Toninelli, e questo è il titolo della Verità. Beh, insomma, se Repubblica dice appalti liberi
tutti, arriverà la corruzione eccetera, dall'altra parte dice che questo sblocca cantieri non serve a nulla. Devono un po' anche loro sbloccare la testa e mettersi d'accordo: se non servono a nulla lo sblocca cantieri, per quale cavolo di motivo si dovrebbe sbloccare la corruzione? Insomma, roba che si tiene molto poco insieme. Molto invece più Forza Italia, il solito casino, non ve lo sto a dire, quando Berlusconi litiga con Toti, anzi è Toti che litiga con Berlusconi, Berlusconi gli dice, beh insomma Toti è il nominatissimo, e in effetti forse così è stato nel passato, che cosa si lamenta della mancanza di democrazia in questo partito? È il casino di Forza Italia, temo un casino che porterà alla riduzione ancora dei consensi di questo partito. Altro casino mostruoso, ma come sempre avviene sui Navigator, ce lo racconta Il Sole 24 Ore: 5.600 assunzioni bloccate nei centri per l'impiego che ne avrebbero bisogno, e i Navigator sono del tutto bloccati. Storie vere invece sono quelle che avvengono nel Golfo Persico, scusatemi, esattamente nello stretto di Hormuz. Ce la spiega molto bene, meglio di tutti, Alessandro Rossini, in cui ci spiega che per quello stretto controllato dall'Iran passa un terzo delle petroliere mondiali, quindi bloccarlo vorrebbe far crollare salire i prezzi del petrolio e creare un problema forte per molte economie mondiali. Per questo gli americani sono molto attenti a quello che viene nello stretto di Hormuz, dove ieri per l'ennesima volta una petroliera, due petroliere sono state sabotate o danneggiate, non si sa se da un siluro o da una mina. Guardare con attenzione, ne parlerò sul mio sito, perché la roba che avviene nello stretto di Hormuz poi riguarda anche la distributore di benzina sotto casa vostra, e non solo di benzina, anche della nostra dipendenza dal petrolio, che come sapete per il 90% è importato, perché quando noi il petrolio ce l'abbiamo a casa nostra come in Basilicata, come Tempa Rossa, lo blocchiamo perché preferiamo che arrivino le petroliere dallo stretto di Hormuz. Fantastico Maglio Di Stefano, sottosegretario agli esteri, che oggi riesce a dire una cosa senza ridere. Sul Corriere della Sera fa un'intervista e dice: la UE sul Venezuela, abbiamo salvato la faccia dell'Unione Europea sul Venezuela, perché se avessimo tutti appoggiato Guaidó ci sarebbe stata la guerra civile. Una cosa pazzesca, soltanto il nostro sottosegretario agli esteri riesce a dirla senza ridere. Boris Johnson, senza tanti complimenti, secondo i tabloid inglesi, invece si sta avvicinando al 10 di Downing Street. Nel frattempo mi sembra che sia oggi un pezzone sul Corriere della Sera in cui spiega che il miracolo del maggiore ordine, del fatto che più pettinato e meno incasinato del solito di Johnson, derivi dalla sua nuova compagna, figlia di notabili inglesi, ex proprietario dell'Independent, con la sua consulente legale, che gli ha sostanzialmente, tipo Olivia Pope in quella fantastica serie americana che si chiama Scandals, beh insomma è l'Olivia Pope che sta rendendo Boris Johnson più più compatibile ai ritmi e soprattutto ai toni di Downing Street. Io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo sul nostro sito e nicolaporro.it per tutte le altre notizie, e vi faccio un grande abbraccio.